il turno serve una vittoria nel difficilissimo campo del Chelsea, a Londra. L'impresa riesce con due splendidi gol di Simone Inzaghi e Mihajlovic. La vittoria restituisce morale alla squadra e quattro giorni dopo all'Olimpico i biancocelesti vendicano la sconfitta nel derby d'andata. La Roma è battuta per 2-1 grazie a una prodezza di Sebastian Veron. Contemporaneamente la Juventus viene battuta dal Milan di Zaccheroni. La rimonta è cominciata. Si giunge così al giorno dello scontro diretto. La squadra di Ancelotti scende in campo con 6 punti di vantaggio. La Lazio deve vincere. Alla Juventus, tutto sommato, può bastare anche un pareggio. In campo, tra gli altri, ci sono Pippo e Simone Inzaghi, due fratelli, due centravanti, ma squadre rivali. E quella per la Lazio diventa la notte più bella. Il campionato si riapre grazie alla determinazione e all'astuzia di Diego Simeone, che da quel momento in poi diventerà il leader della squadra. Gio e Contreossi abbiamo perso lo scudetto. Oggi io penso siamo determinati e spero che 3 punti ci riusciamo a portarli via. Mi dispiace soltanto che la Lazio si giochi sempre il campionato qui da noi. Passano ancora 4 minuti ed ecco il raddoppio di Boksic, bravo a deviare di testa una punizione di Mihajlovic. I laziali vanno al riposo in vantaggio per 2-1. Juventus e Lazio sono a 62 punti. Non è sicuro di portare a casa i 3 punti che consentono di riagguantare la Juve a quota 62. Ma al secondo minuto di recupero, un inutile fallo di Couto causa una punizione. È l'ultima azione di una partita straordinaria. E straordinario è il talento di Battistuta. 3-3. Lazio 60 punti, Juve 62. È mancato quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di concretezza, perché a un minuto dalla fine non si può far battere una punizione. Evidentemente ieri è stata commessa un'ingenuità che adesso forse... Ma lo vince la Lazio. Un pareggio è una morte. Diverso quest'anno, ma... importante è fare soffrire la Juve fino alla fine. Il cadere del primo tempo è un ex juventino, Fabrizio Cammarata, a firmare il meritatissimo vantaggio veronese. Singolare destino quello di Cammarata. Proprio lui, tifoso bianconero, compagno di Del Piero nella primavera della Juventus, assesta un duro colpo alle certezze della vecchia sinistra. Alla ripresa del secondo tempo a Verona, Del Piero, infortunato, sta a guardare. E non bastano alla Juve gli affondi di un ottimo Davids, bersagliato da un ottuso e ingiustificato coro di tifosi poco intelligenti e poco sportivi, a migliorare il livello del gioco. È il centravanti del Venezia Maniero a regalare con un ingenuo autogol la rete del 3-1 alla Lazio. Volevo solamente dire che lo scudetto è della Juve, ce l'ha già cucito sul petto. Io spero tanto che segna Crespo o Amoroso su a Torino e noi sicuramente spero proprio che vinciamo. A Bologna Beppe Signori fa vedere le streghe ai suoi vecchi compagni. Al 38esimo Marocchi, all'ultima partita della sua carriera, offre un pallone d'oro a Signori che fulmina Ballotta. Juventus 69 punti, Lazio 67. A tempo scaduto, Dal Canto rischia di beffare il suo portiere. Dopo 45 minuti di lotta accesa, tutto è ancora come prima. Pancaro si procura un rigore inesistente. Batte Verona.
Ore 15.37, Lazio 2, Regina 0. A Perugia, diluvia. Per i bianconeri il campo pesante è un martirio. La superiorità tecnica della Juventus viene azzerata ed emergono il carattere e l'organizzazione della difesa perugina. Si allaga il passaggio per gli spogliatoi. Alle 16.08 Collina, surreale come in un quadro di Magritte, verifica le condizioni del campo. Cini, che dà l'addio al calcio. 17.13, a Perugia le squadre rientrano in campo. Pochi minuti e i giocatori rientrano in campo solo per far fischiare la fine a Borriello. Sono le 17.17. Ogni pronostico è ribaltato. La Lazio è prima in classifica. Lazio 72 punti, Juve 71. Dopo 26 anni, la Lazio torna campione d'Italia.